insomma è stata battaglia vera e anche l'ultima battaglia l'avete vinta. Bella, sudata, loro hanno giocato forte, anche noi, sono contento, una partita verissima e oggi abbiamo dimostrato con lo spirito giusto, anche quei ragazzi che sono entrati, tanti 2003-2002, di avere, loro anche hanno acquisito la mentalità di questa squadra durante questi 3 mesi. Devo fare un saluto a mio zio Gaetano. Sì, infatti all'inizio, lei aveva promesso un saluto che parte da Chieti, attraversa l'oceano, esatto, e va a finire a? Va a finire in Canada da mio zio Gaetano Lucarelli, che nella comunità italiana stanno seguendo il Chieti da quando è iniziato questo torneo. Lo saluto e lo abbraccio perché non lo vedo da tantissimo tempo. E questo è un messaggio che fa scappare anche qualche lacrima o sbaglio, mister? Vabbè, c'è la famiglia, quindi io sono contento di poterlo salutare in questa maniera. E il direttore Paciarella durante il riposo ha detto: fino a mezzanotte si parla di questo campionato, a mezzanotte è un secondo, non a mezzanotte è un minuto, ragioneremo sul prossimo. Nel ragionamento c'è anche Lucarelli? Spero di sì, l'hanno scritto i tifosi lì comunque. Quello che è un impegno grosso, eh? È un impegno grande, ma a noi piacciono gli impegni grandi. Chiedi una grande città, una grande società, una grande tradizione, blasone, quindi non può aver paura. Mister, naturalmente ora è il momento della festa con la società che chiamerà tutti i calciatori che hanno partecipato, compreso lo staff, quindi a partire dal magazziniere per finire al presidente. C'è una persona che spesso e volentieri non è venuta davanti alle nostre telecamere, che però ha dato il massimo, ha dato più dello stesso presidente o dello stesso Lucarelli? Vabbè, sono quelli dietro le quinte, naturalmente il mio staff, tutto quanto, perché veramente loro. Adesso vi voglio lasciare perché voglio andarmi a... Sì, eccolo qui, sta arrivando, sta arrivando.